Posto che se a Roma ha doppio dei punti del Bologna è chiaro che c'è una sproporzione di forze dal punto di vista tecnico prima di giocare la partita, però se c'è una cosa che probabilmente è mancata un po' agli occhi dei tifosi in questa stagione è che non è mai riuscito il Bologna a ribaltare completamente il pronostico della partita, per esempio contro una grande squadra, ecco, perché per il resto in fondo 2 punti in meno avete rispetto agli obiettivi, siete in linea, quindi. Però ecco, questo un po' è mancato, sei d'accordo? Sì, la verità, anche e soprattutto con le grandi, con le squadre più forti, con quelle che stanno marciando con un ruolino importante, per un motivo o per l'altro siamo sempre rimasti un po' al di sotto di quello che potevano essere anche le ambizioni, no? Nel riuscire a sovrastare appunto queste squadre. Quindi sono rimaste queste ultime partite, abbiamo ancora delle grandi da affrontare partendo da quella di domani e quindi bisogna cercare di mettercela tutta per sovvertire un po' questo trend negativo nei confronti delle squadre importanti, no? E lì subentra soprattutto quello che sempre un po' si è detto, no? La convinzione, quella determinazione, che è chiaro che quando ti giochi contro queste squadre devi essere dal punto di vista proprio dell'aggressività, della determinazione, superiori a loro, se è lo stesso livello loro, poi chiaramente le qualità tecniche fanno poi emergere quella che è la differenza, e quindi di essere superiore a loro dal punto di vista proprio agonistico, è quello che dobbiamo cercare di fare domani. A proposito di convinzione e motivazione, c'è un giocatore tuo che ci sarebbe particolarmente giocata, come tutti, e mi riferisco adesso. Vorrei capire come sta esattamente, visto che è stata una settimana forse un po' complicata. No, beh, ho avuto qualche problemino inizio settimana, poi dopo direi che si è allenato ieri, che c'è stata anche la giornata di riposo, lui è venuto, ha fatto terapie, ha fatto ancora il lavoro suo personale, quindi adesso voglio valutarlo chiaramente in questo ultimo allenamento, però ci conto, insomma, da questo punto di vista ci conto, mi auguro che ci siano anche le motivazioni in più per lui per dimostrare in questo finale di campionato tutto il suo valore, tutte le sue capacità. È questo che tutti quanti noi ci stiamo aspettando, ma senza che lui faccia niente di straordinario, ma che ci metta tutto l'impegno e la disponibilità, questo è fondamentale. Buongiorno, sempre a proposito di motivazioni. Il Presidente ha detto che se Bologna raggiungerà gli obiettivi, quindi avendo punti in più rispetto alla scorsa stagione, Zemaili lascerà prima Bologna con un tema che ovviamente speriamo che raggiunga gli obiettivi di Bologna a prescindere dalla partenza di Zemaili, ma non teme che questo provochi un po' di, come dire, effetto, dovesse cadere, effetto fine scuola anticipato? Discorsi che ha fatto il Presidente sono discorsi leciti che un Presidente, che è colui che manda avanti tutta la famiglia Bologna, giustamente può permettersi di fare, ma poi ci sono dei dati oggettivi e che lui ha motivato, mi sembra, no? Che ha spiegato va bene, quindi vediamo quello che sarà l'andamento, vediamo come andranno le cose, vediamo come l'esito finale e il susseguirsi delle partite dirà, e quindi poi di conseguenza prenderemo in considerazione tutti i ragionamenti che giustamente lui ha fatto, però insomma credo che sia stato molto chiaro e esplicito in quanto a motivare ciò che lui pensa, no? Quindi tranquillamente andiamo avanti, ma Zemaili adesso pensa di fare domani ancora gol e di andare avanti col suo trend positivo, così come la squadra deve essere brava ad accompagnarlo e lui dare il giusto contributo, chiaramente, ma poi dopo tutto quello che verrà lo valuteremo di volta in volta. Mister, sotto profilo fisico la squadra come sta dal punto di vista dei giocatori disponibili? Masina è stato fermo in questi giorni, come sono le condizioni? E devo valutarlo Adam perché ha avuto un problema di lombalgia, quindi anche ieri non era top al meglio, però vediamo stamattina che tipo di reazione adesso mi riferiranno i nostri medici e quindi questo sarà poi il motivo di valutazione.
particolari problemi sono quelli, insomma, che hanno, c'era forse anche ieri Da Costa che aveva qualche linea di febbre, vediamo stamattina si è sfebbrato e quindi di conseguenza ci vedremo. Prima di Firenze ha detto che questo fine di stagione era molto importante anche per alcuni giocatori, in ottica futura per molti giocatori. Dopo la prova di Firenze non è andata benissimo, onestamente. Siamo già quasi alle prove d'appello finali, questo, oppure comunque c'è ancora spazio per rimanere? Quello che ho detto è rimane tale quale, quindi non è una partita, non è quella di Firenze che... è chiaro che ogni partita è la somma. È la somma di valutazioni, no? Precedenti, e quindi ogni partita che poi arriva dà la possibilità di modificare un po' certe valutazioni, positivo mi auguro e non in negativo. Quindi da qui alla fine teniamo conto di tutte queste cose e quindi poi tireremo, come si dice, la linea e daremo un giudizio per quello che potrà essere il futuro, compatibilmente chiaramente con quello che poi sarà fattibile. E mi rilascio questa domanda per chiederti, hai detto che gestirai il finale di campionato partita per partita e non con un ragionamento più lungo, però il fatto che tu abbia già ruotato qualcuno di questi giocatori che devono essere messi alla prova, no? E che a Firenze la risposta non sia stata esattamente esaltante, significa, ti porta a dire finiamo il campionato giocando sempre con i migliori tra virgolette del momento che ho a disposizione, oppure posso provare a fare qualche esperimento? Direi che è un po' così, insomma, una cosa non esclude l'altra. È chiaro che se vogliamo cercare di fare un po' meglio del campionato scorso dobbiamo cercare di mettere in campo la squadra migliore possibile, no? Però in questo è giusto anche magari fare una considerazione come tu hai fatto, no? Cercando di dare quello spazio necessario anche a chi magari è tra virgolette un po' sotto osservazione per vedere e valutare definitivamente quello che è il suo apporto, no? Però insomma non è che possiamo permettersi di stravolgere ogni volta le carte, anche perché poi ci sono degli avversari di un certo peso, di una certa caratura, quindi diciamo, a rendere la vita difficile a loro, cercare di essere il meglio possibile a noi. Ecco, a proposito degli avversari, il fatto che tu abbia un paio di giocatori incerti da condizioni fisiche ti farà cambiare la scelta del modulo, oppure il modulo è quello, contro la Roma giocherai con quel modulo lì e se Masina non c'è, se adesso non ci sono, qualcuno farà ricoprirà quella posizione, oppure se Masina non c'è magari gioca in un modo? No, direi che è chiaro che se non c'è un giocatore piuttosto che un altro è inevitabile che la scelta poi debba essere un po' modificata, però in funzione del modulo non è tanto il giocatore che abbiamo noi, ma a volte anche in funzione di come si dispone l'avversario, di come ti può creare possibilità proprio alle caratteristiche che hanno. Quindi questa è stata comunque una settimana dove ho cercato di lavorare molto più su noi stessi che sull'avversario. Sappiamo la Roma com'è, sappiamo che tipo di potenzialità e a valore ha. Noi dobbiamo essere convinti di noi stessi, noi dobbiamo essere certi della nostra capacità. Un discorso che mi avete sentito fare tante volte e probabilmente sarà anche un po' stucchevole da questo punto di vista qui, però non mi piace l'idea di dover sempre lavorare in funzione di chi trovi davanti, perché spesso e volentieri poi ti trovi nelle condizioni di subire sempre, di adattarti sempre a quello che fanno gli altri. Insomma, mi piacerebbe che qualche volta gli altri se dovessero adattare un po' a quello che sappiamo e siamo convinti di poter fare noi. Questo è il vero salto di qualità, no? Poi chiaro nel campo ci sono dei valori indiscutibili, abbiamo visto anche recentemente nelle partite importanti come la Coppa Italia oppure nello scontro diretto di campionato, no? Squadra importante come la Juve che si è data a fare determinate cose, pur essendo i quarti di Champions, finali di Coppa Italia o prima in classifica in campionato. Bisogna avere questa umiltà, questa coscienza, questa consapevolezza, insomma, e noi
E noi, indipendentemente dal modulo di domani, dobbiamo andare in campo veramente con una carica e con una voglia che deve essere almeno del 20% superiore a quella che può dimostrare una squadra forte come la Roma. Ma ti voglio chiedere, il tempo poi cancella tutte nel calcio, faccio il torno in campo, dimentichi il passato, ma ti è passata l'incavolatura di domenica a Firenze? Perché penso che non sia un bel segnale un allenatore che batte sul tasto la convinzione dell'importanza di stare lì sul pezzo, del migliorarsi, e poi vedere una squadra che ha giocato, secondo me, senza ambizione domenica a Firenze. No, io non credo, il mio pensiero non è quello di una squadra che ha giocato senza convinzione, ma di una squadra che è stata un po' troppo timorosa, questo sì, eccessivamente timorosa, e quindi quando sei eccessivamente timoroso sei prevalentemente preoccupato di quello che gli avversari possono fare e sei poco propositivo, no? È questo che mi dispiace soprattutto. Io voglio che i miei giocatori mettano in campo tutte le loro capacità, ma non solo quando la palla ce l'hanno gli altri, ma quando la palla ce la diamo noi, nel proporre qualcosa, nel avere il gusto di determinare qualcosa. Invece lì siamo stati un po' al di sotto, decisamente al di sotto di quelle che sono le nostre possibilità. E questo non mi dà più fastidio, ma mi dà fastidio per loro, perché credo che poi uno si realizza in queste cose, no? Uno ha soddisfazione nel fare queste cose qui, quando non riesci ad esprimerle e rinunci con troppa facilità, è un peccato. Però quando si parla di timore, no? È una parola, insomma, un po' difficile da capire pensando a una squadra che è salda sostanzialmente, con la matematica ancora un altro, il fatto è stato da molto tempo. Una società in espansione con un centro tecnico nuovo, stipendi pagati puntualmente, insomma c'è tutto l'ideale, no? per giocare senza timori, appunto. E allora perché? No, ma le cose non. Cioè, adesso per dare una spiegazione etimologica di una parola detta così, siamo fatti di carne e ossa, di sentimenti, di cose, di sensazioni, quindi non è il fatto di. Uno dice ho il mio conto in banca sicuro, quindi questo mi toglie da tutte le distrazioni o le disattenzioni. Non è così, perché anzi, questo avvalora ancora di più quello che è il mestiere, tra virgolette, di calciatore, di uno che fa sport, no? Che non dipende da quello. Ma poi alla fine ci va in campo un uomo con i suoi. Con tutte le sue paure, con tutte le sue certezze, con tutte le sue convinzioni, con tutti i suoi timori, cioè siamo inconsci di tutte queste cose qui. A volte una cosa ha il sopravvento o prevale sull'altra e quindi fa venire fuori una prestazione di un certo tipo, ma se fosse tutto così predeterminato e scontato in funzione di o il bel centro, o il bei campi, i campi li abbiamo belli da un mese a sta parte, prima non tanto, sarebbe molto più semplice, ma così, quando si dice che una squadra fa la differenza proprio nella testa, è questo, no? Sennò tutti quanti li faremo correre veloci, li faremo essere resistenti, ma poi dopo c'è una sfera, che è quella mentale, che è veramente molto più indecifrabile, quindi bisogna essere da lavorare su questo. Cercare di portare tutte queste motivazioni, queste convinzioni, con purtroppo questi saliscendi a volte. Un vantaggio in teoria il Bologna ce l'ha sulla Roma, cioè che il Bologna sa già che l'allenatore prossimo anno sarete, mentre a Roma, devo dire, dopo l'uscita dalla Coppa del Derby, sono 3 giorni che a Roma si fa preparare il futuro, con Spalletti, Henry e gli altri. Ecco, è un vantaggio la sbagliata domani, ovviamente, non credo, non lo so, sicuramente a Roma è con la testa in questo momento e anche 6 punti della Juve, quindi in teoria è in corsa, ma è un vantaggio per una squadra sapere già che il prossimo anno sarà te. E ti chiedo, nel suo viaggio bolognese, saputo quando tu la scorsa settimana hai detto prima di questa fretta per il contratto, volevi già capire esattamente che cosa si vuole fare quest'anno. Ne avete accennato in questi giorni o no? No, ma portiamo avanti i nostri ragionamenti. Andiamo avanti, è chiaro che ci sono dei filtri tra sottoscritto e
del presidente e quindi dei ruoli da rispettare, quindi tutti questi ragionamenti vanno fatti per gradi, perché poi chiaramente il presidente vive la realtà e la situazione in maniera molto saltuaria, mentre noi siamo qui tutti i giorni e sappiamo le cose come vanno in maniera più dettagliata, no? Quindi questo è un ragionamento, un processo che portiamo avanti da qui fino alla fine del campionato e sicuramente ci porterà delle conclusioni ben precise e definite. In merito al discorso di prima, io sono convinto che i giocatori della Roma domani andranno in campo con questo pensiero, se l'anno prossimo ci sarà ancora Spalletti o no. Adesso sanno che Spalletti è lì e sanno che Spalletti sta facendo tutto il suo dovere fino in fondo ed è la cosa importante che conta. Questo vale per la Roma, vale per il Bologna, vale per la Juve, vale per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, anche perché gli stessi giocatori non sanno se non hanno la certezza assoluta di essere, come dire, sicuri anche l'anno prossimo, no? Poi le cose si evolvono cambiano nello spazio di breve tempo, ma sicuramente domani andranno in campo per cercare di fare la propria partita con un allenatore in panchina che li sta portando e li sta tenendo a 6 punti dalla prima, e quindi hanno tutte le carte in regola per giocarsela in queste ultime partite che si sono portati tanti punti in palio. Certo, la Juve è avvantaggiata, questo è pacifico, ma la Roma è un grande avversario. Ma ti chiedo, negli occhi abbiamo ancora quell'esultanza di destra anche eccessiva, anzi sicuramente con la famosa condizione del rigore trasformato a Roma. Sono successe tante cose in questo anno e 4 mesi da allora, però è possibile che si sia perso in questo modo un giocatore del suo valore? E perché? Ci vuole rabbia, cattiveria, due termini che vanno interpretati nella maniera migliore, non nel senso negativo della parola, ma nel senso positivo della parola. Ci vuole, quando si dice ci vuole fame, questo vale per lui, vale per me, vale per tutti quanti. Se non hai questo tipo di atteggiamento, se non hai questo tipo di volontà, tutto diventa difficile. Era difficile per Maradona quando giocavo io, quando lui magari veniva un po' meno in questi dettagli, che poi dettagli non sono, quindi figuriamoci per noi comuni mortali, no? Oggi c'è veramente una preparazione, una forza, una vigoria fisica che sono all'ennesima potenza. Se tu non sei così e se tu non ci metti dentro quella cattiveria, come ho detto prima, quella rabbia, diventi normale. Nel calcio non si può essere normali, ma questo indipendentemente dal fatto che uno possa essere 100 di valore o essere 50, perché come ho sempre detto, quando uno è 100 deve mirare al 101, 102, se uno è 50 deve arrivare al 51, 52, perché le sue capacità, le sue possibilità sono quelle, ma quando uno che è 50 me ne dà 40, uno che è 100 me ne dà 90, non va bene, non basta, che si tratti di Tizio, Caio, Sempronio, questo deve essere la molla che fa scattare tutto, e allora poi diventano, il resto diventa tutto solo un dettaglio. Pensa che questi quasi 2 anni completi con cui hai avuto, 2 stagioni complete con cui hai avuto a che fare, in cui hai avuto a che fare con Destro, pensa col senno del poi che possa aver inciso in questa mancanza di cattiveria, di fame, di stimoli, di ardore, di furor, il fatto che alla fine lui è sempre stato considerato titolare indiscusso, che non abbia mai avuto una vera concorrenza interna? Beh, ma queste sono tutte considerazioni che si possono anche stare, però è come quando si dice domani gioco contro la mia ex squadra, no? Nel quale ho avuto problemi oppure mi sono lasciato in un certo modo e devo andare alla ricerca di quelle motivazioni proprio perché mi devo devo avere quello spirito di rivalsa, no? Non è così. Mattia ha dei concorrenti, come tutti quanti i suoi compagni, ha dei concorrenti in squadra, perché non siamo in 11, siamo in 25-26 in rosa, e quindi se la gioca con gli altri. Il sentirsi tranquillo è proprio esattamente il ragionamento che ha fatto lei prima, no? Un bel centro, gli stipendi,
lui quindi ha la certezza di essere, ma questo non vuol dire sedersi, non vuol dire accontentarsi, anzi questo vuol dire essere ancora maggiormente stimolato. Questo deve essere il concetto, e questo tipo di iniezione non è che può arrivare sempre dall'esterno o debba arrivare solo dall'esterno, uno lo deve sapere ricercare in se stesso. Questo fa diventare però un ottimo giocatore, un campione, oppure rimanere nella normalità. L'Italia quindi va a chiudere. Ma pure su Totti, che se tu fossi, no, se tu fossi, tu sei stato un giocatore importantissimo, la bandiera quasi del Milan, nonostante quello che ho usato, che non è attualmente un accordo con un altro club, che cosa gli consiglieresti? Perché questo suo fine carriera, da quel grande che è stato, che in parte di trovare una roba ingombrante per la storia della Roma, che cosa gli consiglieresti tu a un giocatore come lui? Di fare ciò che si sente. Di fare ciò che si sente, tenendo in considerazione che ovviamente i tempi trascorrono, no? Quindi poi uno deve fare anche valutazioni e ragionamenti differenti, che non possono più essere quelli di 10 anni fa, no? Questa è una crescita sua personale, quindi lui deve solo semplicemente fare ciò che si sente. Tutti quelli che ritengo sono prodighi di consigli, non conoscono o conoscono poco il Totti attuale, il ragazzo che è ora, l'uomo che è ora, e quindi lasciano il tempo che trova. Lui deve solo fare ciò che si sente di fronte ad una carriera impressionante, incredibile, come ha avuto, come sta avendo. Quindi lui sa qual è il lieto fine che deve essere scritto, e questo non glielo può dire assolutamente nessuno. Grazie. Buona giornata a tutti.